Questo battito cardiaco continua a essere alto. Lei non se ne sarebbe accorta, ha scoperto di avere una vibrazione. Ho trovato un miglioramento davvero buono, nel senso che mi ha fatto stare tranquillo pure a me, oltre che a lui. Voilà, oggi vi porto 4 gadget tech che secondo me non dovrebbero mancare nella nostra quotidianità per monitorare la nostra salute. Partiamo subito con il primo. Allora, il primo di cui vi voglio parlare è un termometro digitale della WeThings. In pratica, rispetto al classico termometro che adesso ci tocca utilizzare, che ci vogliono 10 stramaledettissimi minuti per far sì che tu abbia la misurazione della tua temperatura corporea, questo qui invece te lo fa in 3 secondi. Come funziona? Fondamentalmente tu togli questo tappino, premi il tasto e te lo infili, no scherzo, lo avvicini alla fronte, non devi toccare la fronte, dopodiché lo porti verso la zona della tempia, perché lui rileva la temperatura grazie all'arteria temporale. Ecco la temperatura, 36,8. È collegato con un'app che funziona molto bene, fatta molto bene, e ti registra tutte le tue temperature man mano che le prendi. Possono essere registrati fino a 8 utenti diversi che potete comodamente selezionare dalla zona qui che risulta essere un tasto touch. Quindi cosa posso dire avendolo provato per un mese intero? Posso dire che a me è piaciuto davvero tanto, perché in 3 secondi ti misura la temperatura, però ho notato che bisogna stare attenti a certe cose. Prima, dal momento in cui cambia, diciamo, stanza, per esempio se venite da fuori e poi rientrate, devono essere passati almeno 10 minuti per iniziare a misurare la temperatura con questo, dovete fare il movimento esatto che vi chiede il dispositivo, ovvero questo, fronte tempia. Consiglio dalla fronte verso la tempia sinistra, che ho notato che le misurazioni sono accuratissime in questo modo. E inoltre, se per esempio avete subito una scottatura solare, non potete misurare con questo, perché vi dà una temperatura troppo alta, sballatissima. Quindi questi sono, diciamo, i limiti che ho riscontrato. Bene, ora passiamo al prossimo. Il prossimo oggetto che secondo me non deve mancare, è stata veramente anche questa un acquisto che rifarei assolutamente, sempre della stessa marca, la WeThings. Veramente c'è poco da dire, perché funziona assolutamente bene, le misurazioni sono assolutamente valide, alla stessa stregua della misurazione che puoi fare dal medico in farmacia, sia con misurazione elettronica di altri dispositivi elettronici, sia con il manicotto e lo stetoscopio tipico del medico di una volta. Anche adesso si fa ancora, credo. No, si fa ancora. Anche questa quindi ha la stessa app del dispositivo precedente, della WeThings. Quindi comodamente troverete tutto lo storico delle misurazioni che farete all'interno dell'app e vi darà anche una media, almeno 3 misurazioni al giorno andrebbero fatte. Molti non lo sanno che le misurazioni della pressione arteriosa vanno fatte una volta che vi siete per esempio seduti o sdraiati, dovete aspettare 10 minuti circa, non parlare e non aver fatto sport per avere una misurazione accurata, altrimenti viene sballata. Comodissimo da usare, tu lo apri così, te lo infili nel braccio qua, tiri e ti porti questo qui più vicino possibile alla zona del cuore. C'è un tasto che potrete premere, voi lo premete una volta e si accende, dopodiché c'è BPM, lo premete una seconda volta e inizia la misurazione e quindi otterrete... Guardate quanto è compatto da chiuso, cioè veramente da chiuso, voi lo chiudete così, lo potete quasi mettere in tasca sto robo. Io lo tengo di fianco per esempio al PC, dopo che per esempio mi sono... Quante volte ho detto per esempio? Dopo che mi sono seduto diversi minuti posso prenderlo, infilarmelo nel braccio e misurare la pressione. Questo si ricarica con la micro USB, mentre l'altro con le batterie, mi sono scordato di dirlo. Quarto oggetto di cui vi voglio parlare, secondo me non dovrebbe mancare nella vita delle persone del 2022, è l'Apple Watch. L'Apple Watch, ragazzi, contiene delle funzioni che funzionano. Contiene delle features, mannaggia, io odio gli inglesismi, che funzionano molto bene. Voglio parlare prima di tutto dell'elettrocardiogramma. Questo elettrocardiogramma è a una derivazione, invece quello ufficiale, quello tipicamente utilizzato, ha 12 derivazioni, vuol dire che vede il cuore banalmente da varie angolazioni. Questo te la guarda da una sola angolazione, perché ha un solo elettrodo che è la corona, mi pare si chiami, dell'Apple Watch. Tu appoggi il dito sulla corona dopo che hai aperto l'applicazione elettrocardiogramma sull'Apple Watch e aspetti 30 secondi e lui fa una misurazione elettrocardiografica. Può rilevare solamente la fibrillazione atriale, che ragazzi non è una cosa da niente misurare la fibrillazione atriale. Primo, perché spessissimo è asintomatica, quindi può capitare che uno abbia una fibrillazione senza accorgersene per anni, si può formare un coagulo a livello del cuore e questo può
fare anche danni se va in giro nel corpo. Non è detto che la fibrillazione atriale... Non riesco a parlare, santi... Non è detto che la fibrillazione atriale l'abbiate tutto il giorno, tutto il tempo, anche se è possibile. In secondo luogo, misura anche la frequenza cardiaca. E anche questo non è assolutamente da sottovalutare, perché può rilevare sia un cuore lento, banalmente, sia un cuore troppo veloce. Entrambe queste condizioni possono essere delle spie di patologie anche serie. Per esempio, c'è stata una mia collega che mi ha raccontato che aveva questi battiti cardiaci molto accelerati, sempre sui 120, anche a riposo. All'inizio pensava fosse dovuto a un esame importante imminente che doveva arrivare, ma alla fine si ha visto che anche dopo l'esame questo battito cardiaco continuava ad essere alto. Lei non se ne sarebbe accorta se non avesse avuto addosso l'Apple Watch. Detto questo, ha approfondito la questione e ha scoperto di avere una pericardite, diciamo, silente. Pensate quindi quanto pochi centinaia di euro, come può costare un Apple Watch, possono a volte salvarci la vita. Perché se io posso vivere più a lungo mettendomi degli oggetti così semplici al polso, comodi, che hanno anche tante altre funzioni, non costa nulla se ci pensate in confronto al valore della nostra vita. Inoltre, non pensate che una alterazione a livello di rilevazione cardiologica indichi per forza un problema cardiologico, perché può anche voler dire un problema ad altri organi del corpo, come per esempio la tiroide. Non è per fare terrorismo, ma è per dare valore alla nostra vita. A volte diamo più valore ai soldi della nostra vita. Non stiamo a fare risparmiatori e poi crepiamo di notte nel sonno, no? Scusa, era troppo forse. Oh, siamo arrivati all'oggetto, ragazzi, che è stata una vera rivoluzione umana. Questo, ragazzi, è stato monopolizzato da mio padre. In sintesi, cosa fa questo oggetto? Lui, collegandosi a un'app, crea un grafico notturno che va a darvi rilevazioni per quanto riguarda la saturazione del sangue, quanto ossigeno avete nel sangue, banalmente, e anche il battito cardiaco. Oltretutto, puoi impostare una vibrazione in questo anello. Questo vuol dire che se lui rileva una riduzione della saturazione, ti dà una vibrazione al dito, che può essere di piccola, media o grande intensità, a seconda di te quanto vuoi essere svegliato, quanto vuoi essere smosso. Bene, abbiamo visto, nostro malgrado, che lui durante la notte aveva una grave desaturazione, quindi c'era una importante apnea notturna che andava valutata più approfonditamente. Grazie alla vibrazione abbiamo prima di tutto avuto dei dati molto interessanti. Primo, la posizione del corpo migliorava l'apnea notturna, perché io gli ho detto, visto che anche lui si è spaventato vedendo i risultati del grafico, ha detto: cavolo, ma allora dormo di fianco, perché come sapete, se avete apnee notturne, dormire a pancia in su fa peggio, è meglio dormire di fianco. Mannaggia sto sole. Questa vibrazione lo svegliava durante la notte. Visto che questo ti vibra, ti accorgi, ti svegli leggermente, poi l'addormentamento può essere anche facilitato, perché non è che ti sveglia, ti spara il volume a 100 come non so che cacchio di cosa. Adesso mio padre non se ne vuole assolutamente liberare di questo oggetto, e neanche io voglio che se ne liberi, in attesa adesso di fare una polisonografia fatta per bene per valutare meglio la gravità, perché ovviamente non stiamo parlando di un oggetto medico che possa rilevare chissà quali parametri, come alcuni per esempio possono addirittura valutare l'escursione del petto, l'escursione dell'addome, la posizione del corpo che stai assumendo mentre dormi e addirittura le fasi del sonno. Quindi questo può monitorare saturazione e battito. È un oggetto che secondo me chi sospetta o comunque soffre di apnee notturne può salvarvi perlomeno da desaturazioni importanti. L'ho visto proprio con mio padre, quando gliel'ho messo, gli ho attivato la vibrazione, rispetto ai grafici basali, quelli dove non gli avevo attivato la vibrazione, ho trovato un miglioramento davvero buono, nel senso che mi ha fatto stare tranquillo pure a me, oltre che a lui. La batteria dura 2 notti intere, di 6 ore l'una più o meno, e si può caricare tramite lo sportellino con la micro USB, quindi comodissimo. Vi lascio i link in descrizione se siete interessati a uno di questi. Detto questo, io vi saluto con un grande abbraccio. Iscrivetevi per stare bene nella mente e nel corpo, e se volete altri contenuti come questo, fatemelo sapere nei commenti. Au revoir.